Souvenir di emozioni. Un viaggio di 45 minuti attraverso gli stati d'animo dei 24 preludi di Chopin. La pianista Gloria Campaner ha accompagnato il pubblico della Fondazione Zoé nella Basilica Palladiana di Vicenza in un'intensa esperienza di ascolto. Un viaggio che attraversa tutte le tonalità, sia della musica che del sentire umano e che delle emozioni e quindi del vivere. Secondo me è un messaggio che Chopin ci dà per ricordarci di stare sempre vicini al nostro mondo interiore, così anche per stare forse al meglio nel mondo fuori. È un viaggio incredibile, proprio che un paesaggio sonoro che cambia continuamente nel tempo di un soffio, di un respiro, e ci porta in mondi anche, secondo me, spirituali, psicologici, che noi a volte non riusciamo neanche ad accettare. E quindi si comincia e poi non si sa mai dove si va a finire, sia come esecutori che come ascoltatori, secondo me. È stato il mio primo concerto con una sala così tutta piena e con tante persone che hanno voglia di vivere dell'arte, della cultura, e siamo riuscite ad arrivare a questo, finalmente a questa situazione. Sono grata a tutti quelli che l'hanno reso possibile, è stata una grandissima emozione. Poi io sono nata nel Veneto, quindi anche sapere che c'era la mia famiglia, tutte le persone care, e così in unione di ascolto e di condivisione, perché il concerto esiste solo se c'è il pubblico, e vederlo così pieno e senza paura e che ha voglia di ascoltare l'arte, la musica, è stato un grande regalo.